Non mi dite che abbiamo già la telefonata, perché non ci credo, eh. Non l'abbiamo ancora la telefonata. Dio mio, Pensavi che non ci fossi. mamma mia, io pensavo fossi al mare. Sono andato al mare, devo dirti la verità. Infatti si sente che Devo dirti la verità. sei un po' abbacchiatello dalla No, voce. no, no, no. Bellissimo mare. Hai fatto il bagno anche? Sì, un po' fresco, ma bello. Sai che ti dico, me la tolgo la giacca, no? Che dici? E non lo so a temperatura com'è, se poi non ti ammalare, che sei cagionevole di salute Me tu. la tolgo, me la tolgo la Vabbè, giacca, fa troppo vai. caldo, fa caldo e quindi mi tolgo la giacca, sono più a mio agio. E quindi Era come... buona, beh, bel mare, ma insomma, però fresco, diciamo, va. È molto Fresco. fresco, perché la temperatura Per non è non dire troppo. freddo, fresco. E non mi dire che sei fatto il bagno Assolutamente sì. ieri. Mamma mia, ma hai una certa età, No, attenzione, eh. quale c'è? Questo è come dire, ti ritempra, capito? Hai Ti una certa ritempra. età, quindi io dico che non conviene più fare queste spropositi. Senti, Allora, vai. e dove la chiudi la campagna elettorale? A cosa? E non lo posso dire perché lo volevo chiudere da una parte, però poi ho visto poco fa sulla rete che c'è una cosa e quindi non lo posso dire. Ah no, non lo devi dire No, allora. non lo, vicino No, alla massa, diciamo, va. Basta, non lo devi dire. Ti immagini vicino alla massa. fossi davvero candidato tu? No, non sono candidato, però lo aggiudo vicino alla massa. Sì, e chi raduni? Un po' di amici in pizzeria, naturalmente. E non credo due o tre persone, diciamo, le solite due o tre, il massimo, diciamo. Senti, siamo in chiusura, Filippo, di questa lunga cavalcata elettorale. Adesso domani l'ultimo tratto di strada, poi c'è il silenzio e poi domenica si vota. Brutto, brutto, Io brutto. Ho letto che ho letto qualcuno un po'... l'ha detto anche Senti, oltre di no. scusa, hai letto stamattina, c'è un bellissimo pezzo sul Corriere della Sera riguardo alla difficoltà che hanno candidati, partiti a radunare gente nelle loro iniziative. Sì. Non so se hai letto, Sì, c'erano alcuni passaggi, l'ho per esempio a Roma, a Milano, dove molte letto. Ma iniziative credo che la stessa cosa sia stata qua, però, sono eh. saltate perché non c'era gente. Non è facile. Convogliare delle persone e raccontare sempre le stesse cose, non è facile, non è una... Credo che questa difficoltà sia colta anche qua, pur in una realtà che ovviamente è molto più piccola rispetto a Roma e a Milano, e poi si sia colta anche un'altra cosa che ho letto stamattina sui giornali locali, che sia stata rilevata da taluni, quello che noi stiamo dicendo ormai dall'inizio di queste nostre trasmissioni, cioè a dire di una brutta campagna elettorale. Velenosa campagna elettorale. Proprio, cioè che, come dire, io non lo so, poi vedremo domenica sera il grado di partecipazione, ma Però, non so se l'ha avvicinato o l'ha allontanato. secondo alcuni, io ho parlato anche con alcuni candidati quando vengono qui in trasmissione, dicono: ma no, la campagna elettorale del resto è affascinante, è bella, ma forse per chi la vive di dentro, per chi è in parte in causa, per chi è Forse interessato, sì, forse. perché chi la legge dall'esterno, Ma insomma. bravo, bravo, bravo. Diventa Dall'esterno anche chi la fa come noi, come osservatori privilegiati, secondo me non ha. Poi alla fine non ha capito granché sui temi del Tu contendere. hai visto che da qualche giorno sto cercando di prendere alcune parole chiave di questa competizione elettorale, no? Perché voglio scrivere un pezzo su questo. Che ne è venuto fuori, scusa? Si fa fatica, onestamente, guarda, un po' di fatica, perché... Alcuni dei candidati addirittura ho notato che facevano fatica a trovare loro le parole chiave da dirti. Tu eri testimone, no? Infatti, Il che la dice lunga, eh. perché sai, poi alla fine questo vortice della tensione ti prende, non devi rincorrere le polemiche, i veleni, le situazioni, insomma, diventa... La politica è un'altra cosa, è la festa, è un'occasione di incontro, è un raccontarsi le idee, i progetti, i programmi, almeno come la vedo io, eh. Piace moltissimo il modello americano di fare la politica. Ho visto qualche giorno fa un bellissimo dibattito sulla CBS, straordinario, fatto veramente con un'eleganza e con un taglio giornalistico meraviglioso. Ma noi ci stiamo Ma avvicinando, ancora ma no, però, noi siamo ancora troppo no, lontani. vabbè, al di là del dato televisivo, diciamo, del racconto, ho visto le immagini di una iniziativa di Trump in California,
noi ci stiamo avvicinando ai tratti di partecipazione alle elezioni americane, cioè a dire di poco superiore al 50%, quello. Non però partecipando e non facendo vivere la campagna elettorale nei termini in cui la vivono altrove, cioè praticamente stiamo copiando il peggio e il bravo lo sì, facciamo da parte. Condivido. Senti, adesso facciamo così, mandiamo i nostri sponsor e poi comincia la trasmissione. Sempre i nostri sponsor sono meravigliosi. Ce l'hai la domandina d'apertura, sì? Sì, con quelle sono pronte tutte. So. Benissimo, pubblico a tra poco. I nostri sponsor sono meravigliosi. A tra poco. Questa è una salsa molto densa, non c'è acqua, questa già è una grande particolarità. Si sente il profumo dell'orto. Ah, guarda che cremosità. Salsa per amatori. La casa dei miei sogni è bella, comoda, elegante, moderna, funzionale, accogliente e con un principe azzurro. Lei immagina, noi realizziamo, perché lei merita il meglio. Scopri la casa dei tuoi sogni da C4 Arredamenti Home di Sandra e Gianni Cavallaro. Via Giuseppe Verdi 92, Rende. www.c4home.it. Gioielleria Scintille Rende, del maestro Santo Naccarato. L'arte nel gioiello dal 1987. Sul mare cristallino di diamante, ristorante La Guardiola. Un posto suggestivo con terrazzo panoramico sul mare. Alle redini dell'azienda, due fratelli che, in 32 anni di vera passione per la ristorazione, hanno saputo soddisfare le esigenze di ogni cliente. Una cucina semplice e genuina, con pesce fresco pescato a diamante. Ristorante pizzeria La Guardiola. Info allo 0985 87 67 59. Dall'ingegno dell'uomo nasce una delle strutture più belle della Calabria. Hotel Village, centro congressi, La Principessa. Con le tante sale da vari posti, offre un servizio impeccabile per soggiorni di piacere e di lavoro, mettendo a disposizione personale qualificato e alta tecnologia. La Principessa è pronta per fare la differenza. Un convegno, congresso o qualsiasi altra ricorrenza è una sfida accettata. Hotel Village, centro congressi, La Principessa. Amantea, Cosenza. Informazioni allo 0982 46 903. Allora ci siamo, cominciamo la prima ospite, anche perché ha avuto un'esperienza nella giunta Occhiuto come assessore, Loredana Pastore, candidata a lista Mario Occhiuto sindaco. Grazie per essere qui. Filippo, vuoi fare una domanda? Allora, ex assessore, insomma, signora Pastore, lei condivide il giudizio che abbiamo dato ed Attilio sulla campagna elettorale? Intanto buon pomeriggio. A lei. In parte io, allora, ho iniziato questa campagna elettorale mettendoci molto impegno e lavorando come il mio solito, però la trovo un'esperienza effettivamente entusiasmante, forse perché è la mia prima volta, quindi è chiaro che l'entusiasmo ci sta tutto. Ma l'entusiasmo mi deriva anche un po' da quello che riscontro, perché c'è un entusiasmo da parte delle persone che mi hanno conosciuto in questo mio breve percorso e che mi hanno spronato comunque a candidarmi. E poi l'entusiasmo che c'è quando noi giriamo per i quartieri, facciamo le passeggiate con il candidato a sindaco Mario Occhiuto, dove riscontriamo veramente un affetto da parte delle persone. Per cui, con molta onestà io dico, la sto vivendo veramente con tranquillità ed entusiasmo. Cosa chiede la gente? La gente chiede attenzione a problematiche che ci sono, che noi sappiamo, che io, per quanto riguarda il mio assessorato, ho cercato un po' di affrontare. Non c'è la bacchetta magica, non ci sono le soluzioni facili, però c'è tanta voglia di fare e di lavorare. Stefano Fidice, lista Uniti per la città, Guccione candidato sindaco. Filippo, a te la domanda. No, invece ti volevo fare una domanda a Fidice, se ha ancora un senso, anche oggi che siamo a 3 giorni dal voto, festeggiare i 70 anni della Repubblica e nel modo in cui sono stati festeggiati nel nostro paese. Beh,
Lei dove l'ha festeggiato il fine gennaio? Io l'ho festeggiato facendo campagna elettorale. Dove? È nella mia città. In no, giro. Sì, in quale parte della città c'è? Un po' dappertutto, nel centro storico, nelle periferie. Trovo giusto che si festeggi, comunque, un anniversario così importante. È sentito dalla popolazione ancora? Che ne dice? Beh, penso di sì, si avverte. È ovvio che poi dovrebbero essere alcune istituzioni a dare maggiore risalto a questa festa, ovviamente. Senti, che giudizio dà di questa competizione elettorale? Beh, io mi rifaccio a quello che dicevate prima. È ancora una campagna elettorale con molti veleni, troppe parole. Questa campagna elettorale non mi ha appassionato molto. Io mi sono un po' estraniato dal contesto, a dire la verità. Non mi sono lasciato tirare per la giacca in polemiche e quant'altro, ma ho pensato di spiegare quali erano i nostri obiettivi, quelli della lista, quelli del nostro sindaco, quelli personali. Quindi mi sono letteralmente estraniato al contesto che era fatto, ovviamente, come dicevate voi, si è parlato più di tante chiacchiere, non di programmi e quello che si vuole fare di questa città, quale prospettive si possono creare, quindi dibattere su questo mi è dispiaciuto molto. Io mi confronto con i cittadini, con più cittadini, mi è capitato in questa campagna elettorale, mi sono limitato ad esporre il programma e quello che io e la nostra parte vorremmo realizzare. Ecco, lei ha già fatto politica in passato? Sì, sono stato già consigliere comunale. Ecco. 10 anni fa sono stato eletto nella Giunta Perugini, nel consiglio con Perugini, sì. L'ho detto giusto per sottolinearlo. Sì. Perugini ieri, Filice. Sì. Proprio Perugini ieri ha fatto un'osservazione sulla campagna elettorale che... Sì. Anche a lui non è piaciuta. Glielo volevo dire, perché altrimenti pare che sia un'impressione solo mia e d'Attilio, mentre così non è. No. Siamo solo noi, forse, a dire... No, non siamo solo noi. Claudio Sica, Movimento 5 Stelle. Anche lei la stessa domanda d'apertura, per bucare il video, come suol dirsi, prima di entrare nel pieno degli argomenti. Cioè sulla campagna elettorale. Sulla campagna elettorale estate. Innanzitutto, salve a tutti, grazie per averci invitato. Le mie impressioni su questa campagna elettorale, allora dicono che è piena di veleni, però a conti fatti una campagna elettorale, penso io, si debba portare avanti, esiste per far conoscere le persone, per far conoscere quello che hanno fatto per quelli uscenti, quello che faranno e poi la persona stessa. Dicono velenico, però voglio dire, li vogliamo conoscere questi personaggi, questi sindaci che sono pronti ad amministrare i nostri soldi, perché fare il sindaco significa questo, noi diamo le nostre tasse, i nostri soldi a questi signori che poi bene o male li amministrano. Allora c'è chi li ha amministrati bene, c'è chi li ha amministrati male, c'è chi non li sa amministrare, c'è chi spreca, c'è chi sperpera, c'è chi ruba, poi a conti fatti bisogna vedere se è vero o no, poi sono cose... E quindi voglio dire, i veleni, non dico veleni, questi sono fatti che bisogna mettere in campo, altrimenti siamo tutti uguali, siamo tutti buoni, è vero? E poi i programmi sono tutti uguali, poi bisogna vedere chi ha la possibilità di metterli in campo questi programmi, perché se li leggiamo, no? Noi leggiamo i programmi di Occhiuto, di Perugia, sono tutti gli stessi, centro storico, altre cose. Anche voi ce l'avete il centro storico però. Sì, no, ma per dire, ecco quello che voglio dire. I programmi sono tutti, se li andiamo a vedere, le faccio vedere il programma che abbiamo noi, su è un malloppo. Poi bisogna vedere quanto si ha la possibilità di metterli in atto. Io so, per esempio,
che con queste coalizioni che ci sono state, che la giunta occhiuta è caduta, no? Perché prima ci sono gli accordi, come sta succedendo adesso? Sull'accordo i gentili si accordano con chi, i morroni si accordano con quelli, poi cambiano, eccetera. Per che cosa? Perché si promettono dei privilegi, dei posti, sì, dice così. Delle poltrone, no? Delle poltrone. Se questi accordi non vengono portati avanti, che magari qualche cosa non va, allora la giunta cade. Quindi è inutile piangere, se con la stessa giunta, con gli stessi elementi, uno è stato eletto e poi dagli stessi elementi cade, non hai capito con chi ne ta, come diciamo così, con chi te la vuoi pigliare. E così sta succedendo adesso, cioè, gli accordi sotto banco, no? Si danno poltrone oppure posti al comune o fuori dal comune. Felice non è d'accordo. No, certo che non è d'accordo, devi dire che è d'accordo. Mentre lei parlava. Hanno governato loro prima di Occhiuto e hanno fatto la stessa cosa. Quindi noi questo diciamo. I programmi poi bisogna avere, perché facendo in questo modo loro non hanno le mani libere. Facciamolo rispondere. E questo è, non li possono fare. Non sono assolutamente d'accordo, perché parliamoci chiaro. Ecco, prima parlavamo di veleni, ma i veleni sono anche queste esternazioni, questi modi di fare, di approcciarsi. È ovvio che per quanto ci riguarda non restiamo qui a ribadire cose già dette, cose già fatte. Noi vogliamo spiegare, ecco questo, io ringrazio il dottore Sabato per averci dato a me, alla mia lista, alla coalizione, la possibilità di rappresentarla e quindi di dire, di spiegare quali sono i nostri programmi, i nostri progetti, le nostre idee, quello che interessa alla gente. Non interessano questi fatti di bottega, onestamente non mi appassiona, mi tengo distante. Se vogliamo parlare di progetti, di idee concrete, quello che noi possiamo stiamo mettendo in campo sono fatti reali, concreti, che stiamo da qui a poco a realizzare. Quindi in una chiave futura della grande Cosenza, questi obiettivi che ci stiamo prefissando, che saranno concreti da qui a poco, e mi riferisco all'ospedale a Bagliolise, mi riferisco alla metropolitana leggera, mi riferisco appunto all'idea della grande città che passa attraverso ovviamente il referendum, l'espressione della gente, dei cittadini, tutto ciò, ma penso che lì bisogna arrivare, perché se no non ha senso creare queste strutture se poi non c'è una grande realtà come quella della grande Cosenza, che non può prescindere di unificarsi e di diventare area metropolitana, perché se no non sei attrattivo, non interessi più a nessuno. Reggio Calabria nell'esempio, eppure Reggio si trova in una parte molto estrema della nostra penisola. Noi saremmo il centro della Calabria, saremmo il centro del meridione, quindi cioè, avere una popolazione, perché, signor Figlio, non ho capito, Reggio il centro Calabria del mondo, no? Reggio Calabria si trova dal punto di vista proprio strutturale, si trova alla periferia della nostra penisola, mentre noi abbiamo la possibilità di espanderci per come però già di fatto, quest'area metropolitana. Reggio Calabria però è città metropolitana. Città metropolitana, sì. Perché noi non potremmo aspirare a questo. La grande Cosenza mira a questo. Certo. Filippo, la grande Cosenza mira a questo. Mira a questo, è ovvio, non può essere la grande Cosenza per come è definita oggi, parliamoci chiaro. Una città con 60.000, 66.000. No, assolutissimamente, bisogna creare la grande città. Perché potremmo... dicono l'opposto, però giusto per capire noi. In che senso dicono l'opposto? A Reggio Calabria dicono l'opposto, si lamentano loro e dicono che è meglio Cosenza. No, lo dico come notazione di cronaca. Meglio Cosenza in che senso? Come città? Così dicono loro. Sì, ma io non sto a giudicare che sia più bella o più brutta di Reggio, non sto qui a dire. Io dico soltanto una cosa, che oggi siamo in un periodo storico dove il tempo è velocissimo,
dove le opportunità con la Comunità Europea, con lo stesso governo centrale, sono importantissime. Sono risorse che vanno captate presentando dei progetti credibili, dei progetti seri, ma non lo si può fare tenendo conto di una piccola realtà. Voi immaginate che cosa sarebbe quest'area così estesa, quale Cosenza, Rende, Castro Libero e quant'altro, tutta la cinta urbana, e presentare dei progetti sostenibili, perché sarebbero sostenibili e credibili, perché servirebbero una società. Come? L'avete verificato? Cosa? Se Rende e Castro Libero sono d'accordo. Se... Io ho fatto una premessa, bisogna fare dei referendum. Ha parlato, Filippo. Non è che me la sono inventata così, però ho fatto la premessa dicendo che queste opere che andremo a realizzare come città, da qui a poco, l'ospedale nuovo a Bagliolise, la metropolitana leggera che parte da Rogliano e va a finire all'università, sono strutture, opportunità che danno il via a quella che dovrà essere la costruzione, la città. Lorena Pastore, quindi che città avete governato in questi? Guarda, intanto io sono d'accordo sul fatto di questa campagna elettorale dei veleni, ma noi stiamo facendo una campagna elettorale tranquilla, rispondendo casomai a dei veleni, ma noi stiamo andando nei quartieri, tra i cittadini, a proporre quello che sono i nostri programmi e il proseguio di quello che è stato già fatto. Perché Mario comunque ha ripreso una città che era un dormitorio rispetto a Rende. I giovani vogliono rimanere a Cosenza, anche mia figlia ha scelto di rimanere nella nostra università, ha preferito rimanere a Cosenza perché effettivamente è diventata una città viva, una città dove stanno arrivando i turisti, una città che è stata ripresa, lo sappiamo, l'abbiamo detto, come dice il signore di cui non ricordo, mi scuso il nome, Claudio Sica. Abbiamo ripreso tante cose dal castello al centro storico, sono state fatte tanti lavori, lo stesso Corso Mazzini, è stato ripreso il centro della città, quindi è una città che vive e vogliamo proseguire in questo senso. Allora, una città che vive, ma io dico di no, io credo che la signora non viva a Cosenza. Dove vive a Cosenza? Vivo a Cosenza. Allora, io la vivo quotidianamente. Allora il centro storico che... Lo vivo quotidianamente. Ma ha visto che il centro storico è crollato. Infatti ho premesso, c'è molto quindi, da fare. Il centro storico non avete fatto nulla. Assolutamente no, non avete, mi trova d'accordo. Avete messo dei quadri su delle macerie. Ma guardate che... Sono stato anch'io all'inaugurazione, mm-hmm. Ed è stata una cosa vergognosa. Cioè vedere al lato le macerie dei crolli che ci sono stati, uh-huh. e un degrado è una cosa impossibile, e poi che c'erano la stampa e le televisioni che ripigliavano questi grandi quadri, queste cose attaccate a questi muri cadenti. Lei si sta soffermando? Voglio dire, sì, c'è tutto l'involucro, però la sostanza manca. Manca la sostanza, cioè noi abbiamo i servizi che sono carenti a Cosenza, tutti i servizi. Io per esempio, le faccio un esempio, no? Sì. Io pago l'abbonamento del pullman a mio figlio che va al liceo classico, al Presso. Sì. Ebbene, adesso fa il Presso, il primo anno ha pagato una certa cifra, dopo due anni la cifra si è raddoppiata. Ecco, questo bisogna guardare. Cioè, facciamo la spazzatura e la raccolta differenziata, però al cittadino che cosa gliene viene? Cioè in altre città... Nel senso che non dobbiamo farla... No, la dobbiamo fare, ma la dobbiamo migliorare. No, la dobbiamo... Mi faccio felice. Sì, sì, sì. Che no, cosa gliene viene di utile? Perché nelle altre città, quando si fa una raccolta differenziata, questa poi si vende. E il ricavato va a finire a tagliare le tasse sulla spazzatura dei cittadini. Questo non è avvenuto. Perfetto. Ma lì c'è un problema che riguarda la regione, signor Sica, attenzione. Però, Quindi tutta la gestione del piano dei rifiuti.
Ho capito, però, voglio dire, a parte il fatto che è carente ancora come raccolta, sì, è stato fatto, però molti la criticano perché si vede ancora, l'altra volta non ci è passata la spazzatura. Ci dobbiamo abituare, abbiamo iniziato, non è passata una notte, è Mario Chiuto che e si è accumulata davanti ai portoni, però, non mi si accumula davanti ai portoni. No, va bene così, tanto... Voglio dire, e poi la cultura. Allora, le cose si possono sempre migliorare, ma Mario Ciuto l'ha iniziata la differenziata. Vabbè, una volta qualcuno la doveva iniziare, no? Diamoli i meriti, diamoli i meriti. Ma qui diamo giustificazione. No, non è una giustificazione, questo è un dato di fatto. Diamo delle cose un po' così. È un dato di fatto. C'è da fare una precisazione. Ci sono le cose... continuità amministrativa, e io con lei sono d'accordo, che alcune cose bisogna portarle avanti. Certo, bisogna portarle avanti, migliorarle. Se non fosse così, ma la continuità cose. Nessuno sta dicendo che abbiamo rassentato la perfezione, sia chiaro. Ci deve essere. Le amministrazioni serie fanno questo, si portano a compimento le opere che sono state iniziate da altri. Guai se non fosse così, avremmo un deserto oppure avremmo delle cattedrali nel deserto. E nel caso specifico? Nel caso specifico il fatto del castello, il fatto della spazzatura. Io siccome... sono stato consigliere comunale, spero di aver dato il mio contributo. È ovvio che noi il castello, le opere di ristrutturazione per alcuni settori sono state fatte con Perugini. Poi se non si è terminato, era giusto che Occhiuto lo facesse questo, ma Occhiuto come qualsiasi altra amministrazione, guai se non ci fosse questo metodo che sta nelle cose. Per quanto riguarda invece la raccolta dei rifiuti, e qui siccome si va a toccare un tasto a me molto caro, io sono un ambientalista convinto, un ambientalista in cui crede veramente a quello che è la conservazione e la tutela dell'ambiente, e succede un fatto strano nella nostra provincia, nella nostra città, nelle nostre regioni e nel meridione d'Italia. Noi come tutti i paesi occidentali produciamo tanta spazzatura e per molte amministrazioni è un aggravio di spese questo. Nei paesi del nord, dove si produce tanta spazzatura, la spazzatura diventa una risorsa. Infatti, quello che perché la risorsa principale è quella della tutela dell'ambiente. Ma poi i municipi qui cosa c'entra? C'entra e vi spiego, perché. Se noi riuscissimo a fare per come è nelle statistiche, la differenziata, che cioè tutto ciò che noi produciamo come rifiuti si può riciclare il 95% di quello che si produce. Questo qui, ovviamente, avendo la filiera per intero completa, quello porterebbe una ricchezza alla città. Ma signor Fili, ci ho capito, però cerchiamo di far capire ai cittadini, scusi, altrimenti lei è un ambientalista, mi dice, quindi sì. Se non c'è questa filiera di cui lei parla, cioè sì, a dire, non ci sono le strutture regionali dove far confluire i prodotti della differenziata, di che cosa stiamo parlando? Allora, noi stiamo parlando che se non ci sono bisogna crearle, altrimenti che parliamo? Però l'auspicio mio è quello che bisogna dare forza alla raccolta differenziata, migliorare il servizio. Che cosa può fare? Ma il municipio, il comune può fare tantissimo per il proprio territorio, parliamoci chiaro. Non è che diciamo che il sindaco non abbia la possibilità di determinarsi in alcuni aspetti. Cioè, dove li deve mandare il sindaco? Mi scusi, ora a parte che si chiama Occhiuto Perugini, lasciamo stare, non è questo. Dove li deve mandare? Se non ci sono qui in Calabria, non ci si è dotati di queste strutture, che cosa, non ho capito di cosa stiamo parlando io. Allora, io posso capire la deficienza che c'è a livello regionale. Perché non ci sono consorzi, non ci sono i siti, ma dico, una volta per tutte dovremmo pure iniziare a fare qualcosa, perché se no mi viene da pensare che si fa fare la raccolta differenziata a noi tutti e poi va a finire tutta una parte. Non mi sembra che sia così, perché la carta, il vetro, l'humus, hanno già dei canali. Bisogna migliorarlo il servizio, certamente. Bene, devo mandare la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.
Filippo? Filippo? Dove è andato al mare? L'abbiamo perso. È andato al mare, Filippo è andato al mare. Vabbè, appena ritorna dal mare poi... Posso... Sì, sì. Volevo terminare un pensiero. Perché... Sì, perché poi abbiamo... A proposito dei rifiuti, è ovvio un servizio che va migliorato. È in particolar modo nelle zone periferiche, nelle campagne, perché forse non tutti sanno che esiste un territorio vastissimo del comune di Cosenza che si sviluppa a sud, dove fare la raccolta differenziata è un pochino più difficile, per un semplice motivo, perché noi siamo in un contesto, diciamo, agricolo. Ah, sei arrivato? No, non so che era successo. Vabbè, non pensavo di andare a fare il tuffo in acqua nel mare e poi tornare. No, quindi fare la raccolta differenziata in quei territori è importantissimo. Non si possono lasciare i sacchetti, sacchettini e quant'altro e poi non vengono raccolti. Però posso dire una cosa sulla differenziata? Sì, se finisco capire. Il pensiero e poi vi lascio la parola, dottor Veltri. No, perché secondo me è importante, perché sì. È una cosa che... È trasversale a tutti gli schieramenti, perché l'ha avviata Perugini, l'ha proseguito Giuto, sì. Cioè questo è un percorso che ha dei tempi lunghi, però non possiamo immaginare di cambiare le cose dalla sera alla mattina. Allora vediamo intanto. Noi stiamo cercando di migliorare le cose, non possiamo cambiarle ovviamente, ma migliorarlo si può. Assolutamente, assolutissimamente sì. Filippo, benissimo. Il problema principale però, con tutto rispetto per i fiuti, è uno... è di grandissima e stringente attualità. È il lavoro. Esatto, è il lavoro. È il lavoro. È il lavoro. Capisco che i comuni possono fare poco, però qualcosa bisogna metterla in campo. Il Movimento 5 Stelle che mette in campo? Allora, il Movimento 5 Stelle, volevo solo dire una sulla piccola... differenziata. Io ho visto nelle altre città, no, delle macchinette dove si mette la plastica e ti danno dei bonus, dei gettoni. Si potrebbe iniziare a fare una cosa del genere, per dire, no, per rispondere al dottore Veltri, sono piccole cose che i sindaci possono fare, si possono consorziare, vedere come mandare questa differenziata in Germania che la compra. Comunque, lasciamo stare questo discorso. Il lavoro, il lavoro, il lavoro. Allora, il Movimento 5 Stelle ce l'ha nel programma. Il lavoro soprattutto per i giovani che se ne vanno via da Cosenza, infatti la popolazione è diminuita per questo, ognuno di noi ha un figlio che è fuori, che lavora fuori, quindi è un problema cogente. Noi vogliamo fare praticamente, vogliamo favorire l'esportazione delle idee e non l'emigrazione dei cervelli, anziché, quindi dei servizi a supporto dello sviluppo professionale e del lavoro. Quindi fare spazi comunali messi a disposizione per realizzare fabbriche di idee e sviluppo delle professioni. Servizi e supporti alle attività, per esempio i Fab Lab che sono usciti adesso, quelli con le stampanti 3D e poi tante iniziative. Quindi con delle start-up messe in atto, aiutati dal comune. Quindi dando loro dei posti, dei siti dove lavorare, mandando loro degli aiuti anche a livello professionale di professori dell'università, quindi aiutandoli nell'amministrazione, nelle cose tecniche, in modo che si creino queste... E poi il turismo è uno sbocco naturale, se noi riusciamo a far sì che Cosenza... E si sviluppi turisticamente e c'è lavoro per tutti. Ma ha cominciato a, come dire, ad aprirsi ai turisti questa città o no, secondo lei? Secondo me no. Io sentivo ieri uno che parla, un amico che parlava qua, ha detto che gli alberghi sono tutti vuoti, io in giro non ne vedo, oppure una minimissima parte, insomma non è quello il turismo, chiaramente non è proporzionata alle potenzialità che ha la città di Cosenza. Sentiamo non se ce n'è, se assolutamente d'accordo. No, assolutamente no. Ma fra l'altro l'ho toccato ma con sono turisti, signora Pastore. Ci sono, ma voglio dire io l'ho visto. No, ci sono, ma parlo chiaramente anche per quella che è stata la mia esperienza.
Parliamo anche del periodo di Natale, ci sono stati gli alberghi, abbiamo i dati, quindi chiaramente. A Natale vabbè, dovunque, ci sono turismi, scusi. No, io stavo parlando se, di se di parliamo quello... Natale, Pasqua, è chiaro che la gente si sposta. Bisogna fare un turismo sì, costante nel tempo. È chiaro, tutto l'anno, però voglio dire, stavo giusto dicendo che prego, per quello che scusi. È stata la mia esperienza, visto che in effetti è la mia prima esperienza lavorativa è stata con i mercatini di Natale, dove abbiamo creato una cosa diversa. C'è stato il primo anno in cui ci sono stati questi mercatini di Natale, dove sono venuti non solo da tutta la Calabria con i pullman a visitare, e hanno visitato il centro storico, il castello, ma anche con l'idea di Mario Chiuto di Alarico, anche qui la gente si è incuriosita e sta arrivando. Noi li vediamo, lei dice io dove vivo in città, la domanda gliela giro a lei. Io non li vedo questi perché noi li, scusi, ci sono, ci sono. Vedo, lo scopri Cosenza sta lavorando bene, lei lo vede il pullman scopri Cosenza, è sempre pieno. È sempre pieno. Eh sì, tra le scuole, tra la gente che viene, ci sono. Sarà un'opinione sua questa. No, è un dato di fatto. Va questo. Bene, ognuno dato... ha le sue opinioni. Poi sta alla popolazione, ai cittadini, infatti... vedere se effettivamente a Cosenza c'è turismo, c'è stato turismo o no. Con Alarico. Si sta sviluppando, attenzione, non mi mette in bocca cose che io non ho detto, ci sta lavorando tantissimo il sindaco Mario Chiuto e sta riuscendo bene, sta riuscendo bene. Come no, certo, sta riuscendo lei. È chiaro, è una non mia opinione, ma che si vede, assolutamente. Ma poi saranno no. i cittadini. Ma infatti i cittadini lo dicono, è certo. Una cosa che si constata anche tra le attività che ci sono a Cosenza, voglio dire. Noi abbiamo avuto anche lettere di elogio da parte delle attività. Io sono pure. State anche pubblicate, voglio dire, quindi non è che è una cosa che mi sto inventando. Posso... Io ho avuto dei negozianti che ci hanno ringraziato per alcune specialmente quelle di Piazza Fera, vi hanno ringraziato in un modo Piazza Fera, modo Piazza proprio, Fera guardi, ci ringrazierà da qui a breve, statene certi, sì, statene sì. certi perché anche va lì bene, si sta creando bene, sì, qualcosa sì. di importante. Sì, sì. Il tema era giusto il lavoro, poi si è passati al turismo. Io dico che c'è un dato di fatto, questa città ha perso negli ultimi 5 anni più di 5.000 residenze, ha perso tantissime attività commerciali, molti sono andati via, tutti i giorni assistiamo a chiusure di attività commerciali, è un problema di carattere nazionale ovviamente, ma nella nostra realtà è ancora di più, perché non si sono fatte politiche mirate a far sì che questo fenomeno migratorio continuo dei nostri ragazzi, e non solo dei nostri ragazzi, anche delle nostre famiglie, che vanno via dalla città. Un problema ci sarà. Il problema dei giovani è che non ci sono progetti. Guardate, noi siamo una provincia, una città che dal punto di vista geografico è invidiabile. Siamo a 20 minuti dal mare, a 20 minuti dall'aeroporto di Lamezia, a 20 minuti dalla montagna. Abbiamo tesori inestimabili dal punto di vista storico e architettonico, abbiamo musei all'aperto, abbiamo tantissime cose da poter proporre ai vari mercati, alle varie fiere, proposte serie. Su questo noi potremmo dare moltissima occupazione. Sul settore del turismo culturale potremmo non è... no sono d'accordo perché io n'avevo di fatto quando eravate all'amministrazione ma non, scusate guarda, io questa retorica propositi, non serve a faremo, costruire diremo sì, ma bene. Ci siete stati non al serve, comune non nessuno serve. Ha fatto niente queste ma non, cose non adesso voi. Li faremo e vabbè devono non credere fatto ancora ma che li farete ma certamente, vabbè, certamente. Se il cittadino è così i cittadini così, poi alla fine decideranno credo che certo che decideranno mi chiedo scusa allora vi devono dare ancora fiducia non interrotta va bene mi scuso. Perché sono rispettoso degli altri perché scusi, possono esprimere scusi, il loro, sì, il loro però, pensiero però senza interferenze. Va bene, sì, va bene pure, no, però io vorrei è un dibattito, esprimere... mi scusi, se lei dice una cosa sì. che io devo anche
ma intervenire lei può controbattere tranquillamente, no, ci mancherebbe. Io sono molto, molto attento e rispettoso delle idee altrui. Anche io sono rispettoso, non è posso che non condividerle, ma sono rispettoso. Dice sugli argomenti, sto un po' dibattendo. Allora, lei deve capire che la gente a casa, se ci parliamo addosso, non capisce. Sì, lo so. Quindi no, probabilmente lei esprimerà certamente un ottimo pensiero, ma non la capiranno. Non si preoccupi. Se facciamo così. Non si preoccupi. E allora il problema del lavoro è la vera piaga di questa città e non solo. Però dice il candidato 5 Stelle, ha fatto un'accusa precisa, un rilievo, diciamola così. Dice, ma voi avete governato tutte queste cose perché non l'avete messa in campo. Questo dice. Allora, stavano pensando, no? Era un progetto che... Un'altra domanda. Forse anche un po' provocatoria, ma c'è un dibattito. Il suo candidato a sindaco è Guccione, sì, vero? Che ha creato a livello regionale Garanzia Giovani. Sì. Come è andata a finire Garanzia Ancora Giovani? Ancora non è andata a finire. No, è questo. Allora, mi risponda un po' su questo. Io le ho risposto che lei ha fatto bene a precisare che le attività portate avanti da Occhiuto, alcune, erano frutto della progettazione di altre. È giusto che ci sia continuità. Anche in questo caso le posso garantire che ciò che è stato iniziato da Carlo Guccione verrà portato a termine dalla Roccisano, mi pare che sia l'assessore. Bene, grazie. Filippo. No, ma io volevo fare invece una domanda al rappresentante di 5 Stelle, che insomma è molto caricato, giustamente e correttamente. Però la campagna elettorale che avete fatto, signor Sica, non mi pare che sia stata su questa linea, o mi sbaglio io? Guardi, è stata più morbida. Guardi, più morbida. Nel Movimento 5 Stelle, a parte il fatto che ci sono, e questo voglio precisare una cosa, che l'altra volta in questo studio è stato chiamato democratico il nostro sindaco, democristiano. Non ho capito, nel senso dispregiativo. Allora, il nostro movimento è giovane, per cui tutti noi, prima che avvenisse questo cambiamento, insomma, questo movimento nella politica, ognuno di noi votava per il PD, per AN, insomma, per tutto l'arco costituzionale, nelle nostre... Lei avrà condiviso tutto ciò che lei ha votato, vero? Io? No, io ho una storia a parte che non dirò. Come ho una storia a parte? Sono 10 anni che il Movimento 5 Stelle è nella politica, per cui prima... Tutti noi siamo 5 Stelle, poi abbiamo di fronte una realtà che è un 5 Stelle, se è con Guccione, ma tutti quanti lo siamo, essere 5 Stelle. Vorremmo tutto. Guardi, e tutto, lei, poi dobbiamo confrontarci con una realtà. Lei fa parte di un sistema partitico, vabbè, che 5 vuole Stelle sulla, sono su, 10 anni che sta combattendo. Una discussione che non interessa. Non le appartiene. Non mi interessa. Non mi appartiene. Io voglio fare appartiene ai cittadini. Allora, le faccio una considerazione. Appartiene ai cittadini questo. Le faccio quindi una voglio rispondere un attimo perché era il mio spazio. Mi scusi, se no, a casa non la capiscono se ci sovrapponiamo. Voglio rispondere al dottore Veltri. Quindi volevo dire, nel Movimento 5 Stelle non è irregimentato come un partito. Io questo lo vorrei dare al pubblico, insomma. Non è irregimentato come un partito che comanda uno, o tre. Comanda uno. Senta, se mi fa parlare. Ma lei non può dire cose diverse di quello che dice il nostro leader. Se io sono interno comanda al Movimento solo 5 Grillo. Stelle, e lei mi sta dicendo una cosa che non è vera. Ma comanda solo Grillo, lei non può dire che che comandano solo, perché lo fate voi. Ma che cosa sta dicendo? Mi sta provocando. No, assolutamente. No, questa è una provocazione, bella e buona. È una constatazione. Lei sta dicendo una bufala, ma una bufala sesquipedale, proprio una cosa... che non esiste proprio. Grillo non ha comandato mai e né comanderà. Da noi non comanda nessuno. Da noi uno vale uno. Io le faccio vedere. È stato fatto fuori perché lo ha deciso Grillo. Ma che ha detto? Pizzarotti, il sindaco di Parma. Innanzitutto non è stato fatto fuori nessuno. Come non è stato fatto fuori? Lei guarda, è poco informato. Evidentemente leggiamo giornali diversi. Lei legge un'informazione che non esiste.
Pizzarotti non è, è ancora Pizzarotti del Movimento 5 Stelle. No. Ha fatto degli errori e noi, chi fa degli errori, glielo facciamo notare. Sì. Ha capito? Da noi non ci sono indagati, non ci sono, non ci sono condannati, e nel momento in cui questi si prospettano, no, neanche noi li mandiamo via, li mandiamo via subito. La differenza fra noi e voi, tutti voi che siete partiti, sta proprio in questo. Noi non li accettiamo, voi avete nelle vostre liste dei condannati, lo vogliamo dire. Lei è libero di dire quello che vuole. Lo stesso Occhiuto, no? Lo stesso Occhiuto è un prescritto. Ma lei lo sa che Occhiuto è stato prescritto da una condanna? Che non è stato. non è stato. Allora che lo dica lui, non è che lo devo dire io. Quindi che cosa parliamo, che cosa volete dal Movimento 5 Stelle? Che è un movimento che è sceso in campo con la parola onestà, onestà. Ma vi rendete conto? Ce l'avete con noi? Non ci prendiamo gli... Noi se andiamo al comune, no, ci siamo ridotti del 30%, non abbiamo privilegio, non abbiamo gli abbonamenti, non li vogliamo, li diamo a chi ne ha bisogno di queste cose. Perché non lo fate voi? Per non parlare poi del Parlamento. Abbiamo creato il microcredito con i soldi dei parlamentari. Guardate, perché non lo fanno i parlamentari degli altri se partiti? Se fosse possibile vorrei parlare. Ma perché non lo fa? Grillo comanda. Poi escono con sta cosa, Grillo comanda. Cioè quelli di destra dicono che noi siamo di sinistra. Quelli di sinistra dicono che noi siamo di destra. Noi siamo un movimento nuovo che è venuto sulla ribalta politica, nella politica, per mandare a casa questo sistema partitico che sta rovinando l'Italia. Benissimo. Ha capito? Lei ha sbagliato trasmissione. Ora, per rispondere a lei, io ho una mia testa, io il Movimento 5 Stelle lo vedo così. Allora, Coscarelli, io può darsi che non va bene come sto parlando adesso, perché sono troppo, evidentemente, troppo incisivo, vado a fondo alle cose, però il Movimento 5 Stelle lo vedo così, pazienza. Non è che c'è qualcuno che mi dice no, tu devi parlare in questo modo. Noi siamo teste pensanti, siamo teste libere, cervelli liberi, quindi nessuno ci può dire la campagna voi l'avete fatto. No, c'è chi la fa così, io la vedo in un altro modo. No, ma Filippo diceva un'altra cosa però. Io dicevo un'altra cosa. Forse non ho capito. Ho capito quello che lei vuol dire. Io dicevo che... La mia impressione era che il messaggio del complessivo della campagna elettorale di 5 Stelle non era stato come quello che lei oggi ci sta dicendo, solo questo sto cioè? Dicendo io. Non so se cioè io che sto dicendo, fesserie. Sto dicendo che noi abbiamo i programmi. Cerchiamo di metterli in atto perché noi abbiamo le mani pulite e le mani libere, gli altri no. Questo sto dicendo, che noi sono, i nostri programmi c'è la possibilità, non sono tutti, accuse non tutti, gratuite non tutti, che le non può tutti, però voglio dire, leggendo i giornali, evitare, no? Leggendo i giornali, lei faccia nome e cognomi se ha dei dubbi e così io non può tranquillizzare entrare, qualcuno. Non voglio entrare nel particolare. Però se mi consente, non posso assistere. Io ho detto che noi abbiamo... Oramai ho anche da mezz'ora che sta parlando di queste polemiche. Le ho anche spiegato perché abbiamo le mani libere, perché noi... Noi non facciamo apparentamenti con nessuno. Noi i nostri apparentamenti sono solamente sui programmi. Noi abbiamo il reddito di cittadinanza. Se qualcuno vuole fare, lo facciamo insieme. Mi devi dare la possibilità di replicare? Non di replicare alle polemiche perché non replico, ma non mi sono interessa. Polemiche, guarda, alle constatazioni fatte, fatti. All'esternazione fatte, lascio nel tempo che trovo, non mi interessa proprio. Voglio rispondere invece a un qualcosa che personalmente mi tocca, riferendosi alla gestione Perugini, perché poi tutti quanti sono bravi a sparare. No, nel mucchio senza tener conto di nulla. Io le posso dire una cosa, che con Salvatore Perugini non sarà stato un sindaco perfetto, ma con Salvatore Perugini abbiamo iniziato
a fare qualcosa di molto importante. Se si sono potuti completare alcuni tratti di rete idrica è perché c'è stata già un'opera iniziata. Ma voglio andare oltre, perché se non teniamo conto di questo non siamo onesti con noi tutti, con i cittadini. Salvatore Perugini mi ha dato la possibilità, a me e a qualche altro rappresentante del territorio, perché io appartengo come territorio, abito nelle zone a sud di Cosenza, e lì fino a 5 anni fa non esistevano i servizi primari, quali le fogne. Forse a qualcuno questo può apparire paradossale, ma è così. Bene, noi abbiamo iniziato a fare un'opera importantissima, perché vi voglio ricordare che i cittadini che sono di Borgo, Sant'Ippolito, Fiego, Guarassano, Diodati, Badessa, Donnici, Ciomma, forse questi nomi non sono nuovi sono nuovi per molta gente, per molti candidati che non conoscono il territorio, questi qui pagano le tasse per come li pagano il resto dei cittadini, però di ritorno di servizio non abbiamo avuto nulla. E allora io questo a Salvatore Perugini glielo devo dare, e lo devo dare a me stesso che mi sono battuto perché si facesse questo. Vabbè. Non abbiamo completato, e questo mi dispiace, perché pensavo che anche in questo l'opera di Occhiuto potesse continuare. Però forse la gente non ha capito quello che avete fatto, non ha percepito bene. Sì, ecco, un'accusa che io potrei muovere a quell'amministrazione, che non è stata brava nel comunicare, nel spiegare ai cittadini quello che è stato fatto. Allora voi cosa avete fatto, se era tutto già prestabilito? Ma a me non sembrava che ci fossero queste grandi opere avviate, le abbiamo viste. Guardi, adesso, poi io su una cosa le devo dare ragione, io sono abbastanza onesto, perché penso di parlare con una persona altrettanto onesta, quindi bisogna essere. Però lei ha detto una cosa importante: se avviano le cose e ci vuole il tempo, ed è vero, 5 anni sono veramente pochi per fare queste cose importanti, si iniziano e ci vuole un po' di tempo per arrivare alla fine. Ecco perché noi vorremmo continuare questo lavoro così come abbiamo iniziato, per finirlo. Perché ci sono ancora altre cose? Bisogna intanto finire tutto quello che è avviato. C'è tutto quello che ha iniziato sia Mangini che qualcun altro, parliamoci chiaro. Che Mario Chiuto ha ripreso ed è giusto che continuasse a fare qualche cosa, però noi vorremmo fare qualcosa di diverso. Vorremmo avere attenzione per tutti i cittadini, non solo per una parte, che sia giusto. Io faccio la considerazione che ormai la fanno tutti: si è pensato al salotto buono di Cosenza, è verissimo ed è giustissimo che ci si pensi, perché quando viene un ospite, lei mi insegna, che lo porti al salotto perché è la stanza più bella, migliore. Sì. Però non è che le altre stanze poi debbano essere invivibili. Però vi dico una cosa. Però il salotto buono non c'era, quindi il salotto buono l'ha creato Giacomo Mangini e bisogna dargliene atto. Occhiuto è stato Mario bravo. Occhiuto l'ha reso, è stato un bravo salotto, perché ha dato il suo tocco di classe, quello da buon architetto, ha dato con qualche luminaria in più, qualche ombrellone in più. È stato bravo, è bravo a questo, ma non ha fatto nulla su Cortina. No, il salotto buono l'ha reso salotto buono. No, è fatto vero. È così. Filippo, è così. Quando parlavo di salotto buono, quando noi eravamo bambini a casa, le nostre mamme non facevano mai entrare nella stanza, era sempre chiusa a chiave, ti ricordi, no? Salotto buono. Sì, il salotto buono sarebbe il salotto buono, quello di Cosenza, diciamo, Corso Mazzino, Miglio d'Oro, sì. Come lo chiamano, non ho capito io. Questo. Sì. Cioè, a differenza di quando noi eravamo a casa dei nostri genitori, non ci facevano entrare nel salotto buono, invece il salotto buono deve essere, come dire, no? Vivibile, certo. Deve essere vivibile, deve accogliere, certo. Deve essere... come ospitale. Dire, fiore all'occhiello, non lo so che cosa può, o no, non è d'accordo. È così, come no. Come no. Ma bisogna pure vedere come, ecco, un'altra cosa che ci contraddistingue è la trasparenza. La trasparenza, se noi andiamo nel comune, rendiamo il comune veramente trasparente, ma non come lo dicono gli altri, che tutti adesso usano questi termini 5 stellini, no? 5 stellate, penda stellare,
trasparenza, onestà, il punto d'incontro, queste sono cose che noi diciamo dal lessico politico dei 5 Stelle. Però va bene perché questo fa capire che come l'entrata in politica del Movimento 5 Stelle sta trainando queste cose, sta portando gli altri a venirci nuova. Dietro, sì, ecco, e noi questo vogliamo, perché il Movimento 5 Stelle non è un partito in cerca di voti, il Movimento 5 Stelle è un movimento che punta alla culturalizzazione, alla politicizzazione del cittadino, noi questo vogliamo, perché noi probabile che fra 10 anni non ci saremo più, quando vediamo, no, che i cittadini hanno preso consapevolezza, allora si spegne il movimento. Il movimento può fare un passo indietro. Lo dice anche Grillo. Se noi vediamo che il cittadino prende coscienza, entra nella politica. Però se dice Grillo dà ragione a Fili. Se dice Grillo è l'ideologo. Sì, ma è così. Ma Grillo lo dice, è l'ideologo. Insieme a Casaleggio decidere una cosa, dire un'altra, ma per cortesia io la democrazia che si parlava di migrazione, no? Grillo aveva detto una cosa sulle migrazioni, allora la base ha detto no, guarda che se non siamo d'accordo, si è fatto sul blog una specie di referendum che abbiamo dovuto partecipare tutti. Allora, che cosa è successo in quel referendum? Che le posizioni di Grillo sono andate in minoranza. Quindi Grillo non comanda e non comanderà mai. Non mi interessa nulla di Grillo, onestamente. Posso parlare di un argomento che non sento spesso? È lei che spesso... mi sta stuzzicando sul fatto di Grillo. Ma lei deve rispondere su queste cose qui che non mi portano da nessuna parte. Io le sto facendo proposte concrete. Il nostro candidato a sindaco. Ma io non ho fatto proposte concrete. Ma io sto sentendo soltanto polemiche. Parla di tante altre cose che non interessano. È lei che lo sta dicendo. Ma io sto dicendo questo. Ma che cosa di cose che avete scritto nell'ospedale, volete fare ancora cemento su cemento, fare l'involucro senza pensare al contenuto, ma se la sanità è disastrata, che andate a costruire ancora, ci sono le strutture, c'è strutture che ci sono ancora sul territorio che bisogna quelle ristrutturarle, però mettere il personale per farlo funzionare. A me non interessa l'involucro, un bello ospedale che poi verrà tra oggi, da adesso è 15 anni, in questi 15 anni non hai capito come la risolvete la sanità? 15 anni per costruire una sanità? 10 anni, come minimo. Ci sono già i fondi destinati. I fondi ci sono, è chiaro, i soldi ci sono sempre. Va bene, questo è un vecchio modo di far politica che mi somiglia un pochino alla parte più estrema della sinistra, non so per quale motivo, estrema, ma è così, no, mi pare, quello fatti, di blaterare e non realizzare mai questi nulla, di criticare fatti. Comunque questi sono i fatti. In qualsiasi ospedale punto. Siete solo voi del PD. Ma non è affatto vero, non è affatto vero. È una cosa gravissima, che state dicendo che se andate voi ad amministrare vi arrivano i soldi da Renzi. No, non che ci arrivano, questa già è una cosa gravissima. Sono già arrivati. Sono già stati destinati. Allora si va Occhiuto o si va a Coscarella. Coscarella la stessa cosa si realizza. Ah, bene o male. No, è meglio che lo mettiamo in chiaro questo. Ma scusate un po', ma di che cosa stiamo parlando? Lei vuole fare polemica a tutti i costi. Ma lei si rende conto di quelle nelle condizioni in cui è l'ospedale di Cosenza? Perché io sto sentendo. No, ma lei risponda cortesemente se vuole. Dica. Lo conosce l'ospedale di Cosenza? Ma le sembra un ospedale provinciale? Le sembra un ospedale all'avanguardia? Che sono già arrivate, non si può riammodernare tutto. Ma che riammoderni dove? C'è una strada, mi chiedo scusa. Innanzitutto. Allora lei non conosce la realtà di Cosenza? No, io la conosco. Perché se lei ci troviamo. È lei che, siccome c'è i soldi, li vuole spendere a tutti i costi. Vi voglio fare una considerazione, qui bisogna rispettare i vivi e soprattutto i morti. Noi abbiamo una camera mortuaria che si trova di sotto della strada di Viale della Repubblica, dove c'è un traffico invernale, dove in questa città si dovrà mettere mano ad assumere 50 vigili perché non ce ne sono più in giro vigili. Quindi è possibile che noi possiamo mantenere una struttura che possa garantire la salute a tutti? È qui che mi voglio riallacciare, quella struttura lì è ormai è stata pensata 60 anni fa, 70 anni fa,
Guardi, no, più sono le due quasi 100 anni fa a Via e non è più adeguata, non ci è più adeguata quest'area. Via Popiglia, dove c'è la provincia e la carica. Possono utilizzare quelle. Vi chiedo scusa, sono strutture vecchie, non adeguate. Non quelle sono strutture d'acciaio, ma che non cosa sono, sta dicendo? Non sono adeguate. Dentro quelle si possono spostare non sono come adeguate vuole. Per lo quelle dice lei che sono... perché deve spendere i soldi dei cittadini vabbè, e fare cemento. Vabbè. Lo dice lei se che non sono adeguate. Pensiero, sì, andate con andate a fare le cattedrali nel deserto. Non è una cattedrale nel deserto. L'Italia va avanti così, andate a fare sempre cattedrali allora, nel deserto. Allora, per introdurre il tema che è molto più importante, lo faccio attraverso questo particolare argomento, che è quello della sanità, del nuovo ospedale. Non lo dico perché sia così, perché ecco, ci sono ma mi faccia vedere, vi chiedo scusa, parlate dopo, qual è il problema? Voi volete fare soltanto rissa stasera, volete fare solo fare questo. Rissa. Voi siete bravi a fare questo, io voglio fare proposte, lei mi dice il contrario. Ma lei la chiama rissa, questa è politica. Ma quale politica? Se uno, politica? Se uno ribatte politica, senza... Dicendo. Lei sta dicendo una cosa e io sto mi vuole interrompere a tutti pensiero. I costi. Benissimo, non ci vuole fare parlare. Sono abbastanza democratici. Sono abbastanza democratici, si vede da questo... Pensiero sulla metropolitana? No, non mi trovi d'accordo assolutamente. Infatti, sono d'accordo con noi, non siamo d'accordo. Neanche per però, la dottore, ma voi siete d'accordo per l'ospedale? Dottore Sabato, il problema dell'ospedale che stavo dicendo mi introduce nell'argomento che è più importante, lo stato sociale di questa città, il welfare, i problemi di chi non può usufruire della sanità pubblica, figuriamoci di quella privata, degli assistenti, dell'assistenza ai malati. Questa è una delle cose che in questa città negli ultimi tempi non è stata più garantita, ai portatori di handicap, a tutta una serie di soggetti meno ambienti. Ma il comune può fare poco però, cosa? Il comune può fare poco. No, il comune può fare sulla tanto. Sanità. Un comune che si rispetti, un'amministrazione che si rispetti. Sulla sanità forse più un discorso. No, un'amministrazione che si rispetti, al primo punto del proprio bilancio dovrebbe garantire quella somma che va... Per l'assistenza e per la tutela, per garantire alle classi meno ambienti un minimo diritto. Ti devo fermare adesso, ti devo fermare. Filippo, fai l'ultima domanda. Perché no, non c'è un break pubblicitario, no? Abbiamo l'ultima domanda e poi andiamo a chiudere. Facciamo, abbiamo 5 minuti, vai Filippo. No, allora secondo voi per diciamo riprendere il ruolo di città, non di città guida, di una delle città più importanti della Calabria. Che centro gravitazionale, dai. Non ho capito cosa. Che cosa serve a Cosenza per essere la città guida della Calabria? Ecco, va, cominciamo da 5 Stelle, vai. E che cosa serve? Lavoro, ambiente, cose che noi stiamo dicendo da tanti anni. Le nostre cose sono molto semplici, i trasporti, la connettività, noi le abbiamo nel programma e ogni volta che andiamo, il reddito di cittadinanza, il microcredito, sono cose... Però sono... per fare il reddito di cittadinanza c'è bisogno di avere soldi in lei cassa. Lei dice sempre, lei dice quando... Io lo ripeto, quando, sì, tutto, lo ripeto. Sì, e me ne sono accorto. Io lo ripeto. Però, guardi... Lo ripeto, guardi. Sì, perché... ma ha ragione. Io lo faccio però io le dico... Devo capire, no? Le dico un'altra, ancora una volta, come si può arrivare a reddito. E a me va bene. Perché nelle città, noi abbiamo esempi lampanti. Dove è andato il Movimento 5 Stelle? A Livorno, a Pomezia, nelle altre città della Sicilia, che sono tantissime, sì. 5 Stelle. L'abbiamo fatto il reddito di cittadinanza. Lì Novarinna, a Livorno, ha messo in atto il reddito di cittadinanza. Perché? Perché ha recuperato tutti gli sprechi che erano stati fatti dalla precedente amministrazione e gli sprechi ci sono. Ogni realtà va esaminata per quelle che sono le potenzialità, allora, e le peculiarità. Lei pensa questa che a Pomezia il sindaco Fucci, che sì, lo conosco, lo so, ha pigliato un'amministrazione che era sotto... Ma adesso vuol dire 4 qui, milioni l'ha portata a 5 milioni mi faccia soldi. Capire adesso questo qui inizialmente noi siamo fatti fa? Così quando c'è una sola parola che ci contraddistingue e che sarà la rinascita di ogni città, l'onestà. Sì. Quando si va lì e si va
ad amministrare con onestà, i soldi ci sono, ecco, non io vengono sperperati. Quindi al primo punto c'è, lei dice, reddito di cittadinanza. No, c'è l'onestà. Allora esce fuori la buona sanità, i buoni trasporti, il reddito di città, esce tutto. Mi consente però, mi consente un attimo. Per mettere in campo tutte le cose che lei dice, reddito di cittadinanza, la buona sanità, i trasporti. Allora cominciamo a togliere le consulenze, cominciamo a vedere. Ma basta tutto questo per come no? Cominciamo a vedere quando è costato, quando sono costate queste opere, se sono opere congrue, se. Ha capito? Ho capito perfettamente. Io non voglio, poi dice che io sono polemico. Però no, bisogna vedere quanto costa, per esempio, quanto costa una mattonella a comprarla a Cosenza e a comprarla in un altro posto. Ho capito. Se andiamo noi lì, sarà tutto trasparente. Direi onestà e moralizzazione della politica. Certo, bastano queste che ci si arriva a tutto. Perfetto. È quello che non c'è oggi. Grazie. E non c'è stato. Grazie. Prego. Ma dell'onestà per me è un fatto scontato, è ovvio. Sì, non dico niente. No, assolutamente. Siamo tutti onesti, fino a quando non è prova, siamo tutti, però un amo fatti così che diciamo. Non facciamo le cose che diciamo nei nostri programmi. Vabbè, poi siamo tutti onesti. Anche voi siete onesti, per l'amor del cielo. Però io lo posso dire. Che cosa? Che sono adesso, perché ancora ma poi lo potete dire, io sono di per un motivo perché non l'ho mai amministrato questo. E quindi ci devono mettere alla prova. Io non sono abituato a fare tutto per compascio. Io mi ritengo una persona onesta, corretta e rispettosa delle idee altrui, soprattutto. Chi deve rispondere delle malefatte? Non lo deve fare Stefano Fili, cioè il cittadino di Cosenza, anche, ma lo deve fare soprattutto agli organismi preposti. Vabbè, c'è la magistratura. Io non sto qui a fare questo. Che lei mette come primo posto l'onestà, a me mi invita a nozze, mi invita a nozze su questo. Io vorrei rispondere invece alla domanda che lei non ha fatto, che lei non ha risposto, la domanda che ha fatto lei. Cosenza, che cosa manca? A Cosenza manca un po' di tutto, manca la sana politica soprattutto, mancano le idee, manca la cultura. La città di Cosenza è sempre stata all'avanguardia. Manca quella. Sì, ma per rendere visivamente questa città, come dire, polo attrattivo, Filippo, questo è, no? All'inizio della trasmissione. Con gli elementi simbolici, ecco questo. Io le ho fatto una. Le infrastrutture, lei dice le infrastrutture, mi pare, no? Sì. Perché la grande cosa. Le ho fatto all'inizio queste considerazioni di quali sono i nostri progetti, che non sono futuristici, ma sono realizzabili nell'immediatezza. Queste opere, insieme a tante altre cose, daranno certamente alla città di Cosenza, alla grande città di Cosenza, un motivo per essere attrattivo. Perché in tutto il contesto economico e sociale noi possiamo veramente aspirare a un ruolo da protagonista. Perfetto. Allora Filippo, grande Cosenza significa metropolitana leggera, significa ospedale. Metropolitana leggera che nelle altre città è stato un fallimento, Questo lo vogliamo dire. Sì, a quello Messina, che il pensiero loro della metropolitana leggera. Però stiamo dicendo, precisiamolo noi. Stiamo dicendo di opere sulle quali la parola definitiva spetta al Consiglio Comunale. Fidici dice gli elementi simbolici per noi, per dare. Se poi sono un fallimento, non fa niente. Vabbè, facciamo comunque. È nella loro cultura essere distruttivi. Sulla bontà delle azioni amministrative che si vogliono intraprendere. È stato dimostrato scientificamente che le metropolitane leggere nelle altre città sono ma state. Ma non sarà la stessa cosa per Cosenza. Poniamo che sia il diverso. Un progetto di 20 anni fa. Voglio fare un'aggiunta a quello che ho detto, perché possiamo veramente essere attrattivi.
è sui progetti che si fa la differenza. Se lei ha un'utenza di 250.000 abitanti, è una cosa molto diversa. Se, chiaro, quindi, se ha un'utenza di 60.000 abitanti. Allora, riavvolgo un attimo, un nasso. Allora, Filippo, riavvolgiamo un attimo il nasso. Significa, la prima cosa è l'allargamento dei confini della città. Sentiamo la signora Pastore, no? Sì, sentimi un attimo. Allargamento dell'area della città, quindi quest'area urbana che diventa città unica, più o meno. Questa è l'idea. Poi due grandi elementi simbolici come l'ospedale e la metropolitana leggera, e quello può essere, come dire, il segnale che Cosenza, secondo quello che viene proposto dalla coalizione che sostiene il candidato a sindaco Carlo Guccione, darà la stura a questo cambiamento visibile della città. Aggiungo. Filippo, è chiaro? Dottore Veltri, posso fare un'aggiunta, perché sennò può sembrare una cosa monca. L'altro obiettivo che nella vecchia amministrazione con Perugina avevamo approvato e quindi deliberato sulla possibilità sulla fattività dell'opera, quale quella dello svincolo a sud. Perfetto, quello è l'altro elemento. È l'altro elemento importante, perché se noi facciamo questa metro leggera, metropolitana, come vogliamo definirla, che parte da Rogliano e quindi interessare la valle Sabuto, devo andare veloce. Sarebbe velocissimo, sarebbe veramente la volta buona, sarebbe la volta buona che si possa parlare del centro storico. Ma lei può farlo dopo quello che dopo quello che vuole dire, perché lo deve dire quando parlo io. È un limite che avete. C'è la Calabria Lucana che va bene. Da Catanzaro va bene. Di fare di parlare tutto. Parlare del inglobare il Sabuto in quest'area è importantissimo, perché solo così si può mettere al centro il centro storico. Ma se poi mi date la possibilità, vorrei definire bene, perché molti parlano del centro storico, tutti quanti ci fanno le campagne elettorali, ma mai sono arrivati, arrivati al dunque. Ti prego, no, non ce la facciamo. Posso dire una cosa a proposito della metropolitana? Bisogna acquistare, dei pullman elettrici che fanno avanti e giro, piccoli, che non inquinano, che costano molto di meno, senza fare queste cose mastodontiche, e si fa una cosa pulita, ecologica e per bene, senza far spendere i soldi alla comunità, perché sono soldi della comunità. Quando spendiamo una lira, ma se non li spendiamo, dobbiamo pensare che quei soldi, dei cittadini, sul nostro territorio, campagne elettorali, sono dei cittadini. Allora sentiamo Filippo. Io ho pochi minuti, quindi sarò brevissima. Quello che manca è quello che Mario Chiuto ha iniziato, quindi ha già l'idea chiara della città, quindi sarà il proseguo di quello che noi abbiamo iniziato quindi già a fare. Quello che già avete fatto sono i simboli. I nostri punti di forza sono quelli e proseguiremo su quelli. Beh, pare chiaro anche questo elemento. Vabbè. Va bene. No, vuoi qualche altro chiarimento? Perché te lo posso dare? No, noto soltanto di nuovo come il rappresentante di 5 Stelle sia letteralmente scatenato. Sì, no, ma sono un grillino della prima ora, capito? Ma dice giustamente Filippo, dice, secondo la loro visione della politica. Ma ci conosciamo col signor Sica, quindi sì, ci conosciamo tramite anche suo fratello Paolo. Sì, siamo stati compagni di scuola. Siamo stati compagni di scuola con suo fratello. Quella storia della metropolitana si può risolvere così. C'è il trenino della Calabria Lucana, dice lei. Voglio dire, no, dobbiamo fare. Oppure rimoderniamo quel tracciato lì, no? Noi abbiamo fatto. E 260 milioni di euro che facciamo? Guardi, dottore. Li mandiamo indietro. No, li spendiamo per altre cose. Non si può. Non si può. No, si può. Si fa un altro progetto, però migliore. Dicono che sono vincolati. Allora, ami spendere forza. Li sperperiamo. questa è la logica. Questa è la logica. Non li sperperiamo. È lo sperper. Siccome ci sono, li dobbiamo spendere.
E quindi facciamo una cosa che poi non servirà. Che è così, questa letto, è la logica. Lei ha letto soltanto il suo programma. No. faccia allarga l'orizzonte. No, il nostro programma, guardi, lo stiamo facendo che è un anno. Sì, ma ci stiamo lavorando di guardare anche gli altri programmi. Voi invece l'avete fatto in una settimana. Vabbè, i tempi sono stati ristrettissimi. Appunto, noi ci stiamo lavorando e se lo vuole vedere ce l'ho qua. No, grazie. Glielo può regalare una copia. Sì, una copia del programma. Che cosa stavo dicendo? No, io dovevo fare l'ultimo. No, dobbiamo chiudere. Avete fatto occupato lo spazio. Volevo dire questo, per quanto riguarda la metropolitana leggera. No, per far capire un po' di logica, no? C'era il rilevato ferroviario, d'accordo? Su quel tratto che è il Viale Parco. Abbiamo tolto il rilevato ferroviario, sì. Ci abbiamo fatto Viale Parco, ma volevamo cacciare Viale Parco e ci fanno avuto un rilevato ferroviario, ma vi sembra logico una cosa del genere? Allora, lei ma solo per spendere i soldi che Filippo, sono aiuto, allora quei soldi li spendiamo diversamente, non verrà tolto Viale Parco, dato che sono devo essere super partes, però io a Claudio Sicca lo conosco da una vita, se tu non chiudi la trasmissione non continuerà a parlare. Bravo Filippo. È meglio che comunque non verrà tolta sì, Viale ci va messo il binario occuperà il binario a fianco con una, i passaggi una parte a livelli, di parcheggio che con adesso i passaggi esiste a livelli sì con, non è questo con, non è questo il, sì, il, con il trasporto problema. Urbano è una cosa fina, la scelta che fu fatta allora fu sbagliata perché tutte le città al mondo sono cresciute intorno alla stazione ferroviaria, la popolazione è diminuita. Grazie. Quindi adesso è ancora meno fluido. Devo chiudere. Non è che è aumentato. Devo chiudere. Grazie a Loredana Pastore. Grazie a voi. Lista Mario Ciuto Sindaco. Grazie a tutti quanti voi. Aspetta, Filippo, aspetta. No, sto ridendo perché... Era una trasmissione così... No, sto ridendo perché veramente, ma al di là delle questioni, poi Claudio è un persona amabilissimo. Stefano Filice, lista Uniti per la città, Buccione sindaco, Claudio Sica, lista Movimento 5 Stelle, Gustavo Coscarella sindaco. Grazie. E Coscarelli. Lì. Filippo è un po' distratto. Filippo, noi ci vediamo domani perché domani facciamo l'ultima puntata. E volevi dire qualcosa? No, dobbiamo fare i candidati sindaco, dobbiamo fare. E quelli vanno tutti domani sera a partire dalle 20:30, la gente può vedere, può ascoltare le interviste singole che abbiamo fatto ad ogni candidato sindaco. Ci sono anche delle proposte all'interno di questi contenitori riservati ai candidati a primo cittadino. Io vi ringrazio, siete stati contenti di essere con noi. In bocca al lupo a tutte e tre. In bocca al lupo, grazie. Grazie. Arrivederci. Questo programma.